Un saluto a tutti voi, radiocollegati, interconnessi, sono Lorenzo Colangeli. Come sempre, fine settimana parleremo di rugby. E ringrazio sempre il circuito RD a radio, circuito radiospeaker.com per lo spazio che mi concede sempre per parlare del mondo della pallavolo italiana e per tutto quello che verte per il mondo del rugby qui in Italia. Allora, innanzitutto volevo scusarmi, la settimana scorsa erroneamente ho sbagliato la data della gara dell'Italia contro la nazionale irlandese, avendola posticipata domenica mentre la gara era di sabato. Quindi vi chiedo scusa per quanto riguarda questo errore. Proprio di questa gara iniziamo a parlare perché, come sempre sto dicendo, in questo periodo le attività del rugby italiano sono sospese per il periodo di vacanza e solo la nazionale italiana in questo momento sta preparando il percorso per arrivare poi alla Coppa del Mondo che si disputerà in Francia e inizierà per quanto riguarda la nostra nazionale il 9 di settembre. La nazionale italiana che la settimana scorsa, come ho detto, sabato ha giocato contro la nazionale irlandese a Dublino, una nazionale irlandese in questo momento prima in classifica del mondo, una nazionale che viene da una situazione positiva da molte partite e che, come ho detto nel mio commento, avrebbe dato sicuramente del filo da torcere alla nostra nazionale italiana e che però serviva anche da testa per testa, per valutare un po' diversi giocatori che il nostro tecnico deciderà a breve di convocare poi per il tour della Coppa del Mondo. È una partita che è iniziata discretamente bene, per poi purtroppo per questa pressione asfissiante della nazionale irlandese che multifase, un avanzamento continuo rende sempre tutte le squadre che la sfidano sempre con una grande difficoltà di controllo di possesso di palla, ha fatto sì che poi per un problema di indisciplina la nazionale italiana si è trovata in 14 e ha subito in quel frangente le due mete che hanno portato la nazionale irlandese in vantaggio per 14 a 3. Dopodiché la nostra nazionale ha cominciato un pochino a ribattere un po' questa veemenza irlandese, per poi arrivare a subire un'ulteriore meta e a terminare il primo tempo in questa condizione. Nel secondo tempo la nazionale italiana con un po' dei cambi, soprattutto in prima linea perché c'è stato un infortunio del nostro pilone Riccioni, abbiamo ripreso un po' il pallino del gioco e siamo andati con una bella meta dei tre quarti a marcare i nostri primi punti, anzi più che altro la nostra meta. Dopodiché la nazionale irlandese anche lei ha cambiato un po' dei giocatori e ha continuato e ha ripreso a martellare soprattutto negli avanti che, ripeto, nei punti di incontro non davano assolutamente tempo, non solo nella fase di attacco italiana, ma soprattutto nella fase difensiva di recuperare la palla e di poter arrivare poi a ripartire e ha consentito poi alla nazionale irlandese di fare un'altra meta. Dopodiché la nostra nazionale ha recuperato un po' la possibilità del gioco e ha assolutamente, per un frangente fatto vedere quello che è abituato a fare. Quindi abbiamo ripreso un po' il gioco e siamo praticamente arrivati nel punto in cui la nazionale ha dimostrato di poter andare ancora a meta con una bella meta del nostro Menoncello. Menoncello che poi purtroppo durante quasi la fine della gara ha subito durante uno scontro di gioco è uscito in condizioni un pochino di un infortunio che poi purtroppo è risultato un infortunio serio e che gli precluderà poi la partecipazione purtroppo al campionato del mondo, una brutta tegola. La nazionale italiana poi è scesa un po' di livello, di tono, la nazionale irlandese ha recuperato un pochino di controllo del gioco e è arrivato a fare la quinta meta che l'ha consentito di arrivare poi alla vittoria per 33 a 17, per cui è finita la gara. Che cosa dire di questa gara? Ci sono i pro e i contro, i pro, il fatto che la nazionale ha dimostrato in certi frangenti di poter competere anche con la prima della classe, frangenti molto limitati ovviamente, però il contro è che purtroppo siamo usciti con degli infortuni abbastanza seri, tra cui Riccioni e Mononcello, e
e ha dimostrato anche in certi momenti una difficoltà non tanto nella costruzione di gioco ma nel mantenimento del possesso, soprattutto nei punti d'incontro dove diciamo delle nazionali un po' più organizzate riescono a contrastare, quindi troppi calci di punizione contro per tenuti e forse bisogna migliorare un po' soprattutto il lavoro della palla a terra per quanto riguarda gli avanzamenti. Per quanto riguarda il discorso della mediana, forse la parte dove Vusco è entrato nel secondo tempo ha controllato un pochino meglio la trasmissione della palla, ma c'è anche da dire che però nel primo tempo la pressione irlandese è stata maggiore, quindi anche là c'è da dire che costruire e trasmettere la palla con una pressione del genere, soprattutto quando poi nei punti d'incontro c'è un'enorme difficoltà nel mantenimento del pallone, quindi andando a reclutare troppi giocatori in difesa, e poi la distribuzione diventa difficile, quindi c'era anche da far sì che il Mediano di Mischia del primo tempo abbia degli alibi verso favore. Ora abbiamo una settimana di riposo, la settimana di riposo vedrà i nostri giocatori riunirsi poi la settimana prossima e quindi il 19 agosto alle ore 18:30 sabato, quindi preciso il giorno, quindi sabato 19 agosto 18:30 a San Benedetto del Tronto la nostra nazionale sfiderà la nazionale rumena. Dopodiché, dopo questa gara, avremo una seconda, un'ultima gara contro la nazionale giapponese il 26 di agosto e a Treviso. Là si concluderà questa preparazione per la Coppa del Mondo. Ripeto, Coppa del Mondo che vedrà poi i nostri azzurri iniziare il 9 di settembre, nel girone in cui ci troveremo a sfidare la Namibia, nazionale africana della Namibia, la nazionale uruguaiana e poi le due big che sono la Nuova Zelanda e la nazionale francese padrona di casa. Dopo la gara contro la Romania il nostro tecnico avrà un quadro un po' più chiaro e forse sicuramente riusciranno i nomi di qui, di tutto il gruppo che verrà convocato per i mondiali. Ripeto, brutta notizia questa perdita di questo bravissimo giocatore, giovane giocatore Menoncello, che purtroppo per distacco del capolungo del bicipite e lesione della capsula dell'articolazione della spalla non lo vedrà partecipare a questi mondiali. Speriamo bocca al lupo per una ripresa al più presto, perché un giocatore come lui è veramente importante e determinante per la nostra nazionale. Detto questo, vi auguro un buon Ferragosto, ripeto, ci sentiamo la prossima settimana per iniziare a parlare della gara della nostra nazione contro la nazione rumena e vi auguro di nuovo un buon fine settimana e un buon Ferragosto a tutti.